Ma adesso cambiamo focus perché, come potete leggere anche dalla nostra strappo, cioè dal titolo della nostra trasmissione, ci concentriamo su una tematica molto importante, significativa di questi tempi, ovvero sostenibilità e PMI. E lo facciamo con l'ospite che ci ha raggiunto in collegamento, ovvero Bruno Paneghini, che è presidente e AD di Reti. Buongiorno e ben ritrovato qui in diretta alle Fonti TV. Buongiorno Valentina e un buongiorno a tutti i vostri telespettatori. Ecco, la sostenibilità è una parola centrale in questo momento per quanto riguarda le industrie, le imprese, le aziende, lo è anche dal punto di vista naturalmente dell'interesse mediatico globale tra il G20, tra anche la conferenza di Glasgow e naturalmente i Fridays for Future organizzati da Greta Thunberg. La prima domanda che le faccio è questa: ecco, quanto l'impatto mediatico globale ha influito poi nella vostra scelta di adottare un percorso che vada verso sempre di più la sostenibilità e l'incentivo del green? Ma per noi probabilmente è stato più un cammino naturale, nel senso che quando lei prima ha citato Greta Thunberg, appunto, noi volevamo mettere in risalto che cosa noi eravamo già, nel senso che la nostra è un'azienda che nasce nel 94, ma da subito comunque ha sempre avuto a cuore comunque quelli che erano i rapporti, per esempio, con il territorio che ci ospita, che è Busto Arsizio, piuttosto che il vero motore della nostra azienda, che sono i nostri dipendenti. Quindi erano già questi due temi che all'interno di tutto un mondo, che è quello della sostenibilità, sono assolutamente importanti. Poi non tralasciamo il fatto quello che noi abbiamo realizzato e stiamo realizzando un campus molto particolare perché è il frutto di una riqualificazione di un'area che era dismessa, quindi un'area industriale che è stata dismessa per circa 50 anni, un vecchio cotonificio, e che anche questo era un messaggio di voler non ricementificare, ma bensì riattivare qualcosa che erano anche le radici e la storia di Busto Arsizio. Questi sono tre temi che già di per loro rappresentano molto in tutto quello che è appunto il mondo della sostenibilità. Poi non tralasciamo il fatto dei messaggi che portiamo ai nostri clienti a convincerli a abbandonare la carta e a passare alle applicazioni paperless piuttosto che il passaggio al cloud, che ovviamente ha un suo impatto sull'ottimizzazione dei consumi elettrici piuttosto che tutto quello che è anche i rottami informatici. Ecco, ma dal punto di vista aziendale, quali sono i benefici di questo percorso che avete intrapreso verso la sostenibilità? Ovviamente non parlo solamente dei benefici evidenti dell'impatto ambientale, ma anche proprio dei benefici aziendali. Cioè, ad esempio, pensate che gli investimenti, non so, da parte anche degli investitori, dei fondi, verso le aziende che si spostano sempre più verso il green possano aumentare in futuro? Quindi, diciamo, a sostenere, insomma, questa vostra crescita. Anche qui prendo sempre degli spunti su quello che noi facciamo normalmente. Noi anni fa, per esempio, abbiamo visto considerato veramente la mancanza di manodopera nel nostro settore. Tenga presente che noi siamo un'azienda che ha circa 400 dipendenti e che potrebbe crescere molto più agevolmente se trovasse le risorse che gli necessitano. E noi cosa abbiamo pensato? Che anche questo poteva essere un'idea il fatto di portare una scuola all'interno dell'azienda e abbiamo colto l'opportunità 5 anni fa di portare in azienda un ITS. L'ITS è l'Istituto Tecnico Superiore, questa invenzione del MIUR, a mio avviso assolutamente utile per le aziende perché è una scuola professionalizzante, quindi è comunque un mondo, a mio avviso, che ci aiuta anche, oltre a far conoscere l'azienda, perché comunque i ragazzi poi diventano nostri ambassador, il fatto di avere un rapporto col territorio, che è una cosa che io non sottovaluterei. È ovvio che questa cosa dagli investitori viene vista, all'inizio è stata vista con un po' scetticismo, no? Con un po' di scetticismo, perché dice, ma una scuola all'interno dell'azienda non capisce. Però dall'altra parte hanno capito dopo che vuol dire per noi risparmiare denaro per il recruitment delle persone, le formiamo con le nostre persone, perché molto spesso i teacher sono persone che sono dei nostri professionisti, e poi non dimentichiamo ultimo, ma non ultimo, il fatto di
fargli già vedere dove andranno a lavorare, quindi anche creare un po' di brand identity che comunque male non fa. Però non ci siamo limitati solo a quello, anche perché abbiamo pensato anche alle persone più sfavorite o comunque più sfortunate di noi. Abbiamo creato all'interno dell'azienda anche un'area formativa per disabili che ci sta dando davvero tanta soddisfazione. Poi, vabbè, è ovvio che vengono di per loro, come diceva prima, il green. Abbiamo degli edifici che abbiamo riqualificato, che sono dei veri e propri esempi di smart building con produzione di elettricità. Noi siamo un produttore di elettricità abbastanza grande, produciamo 250 kW ormai abbastanza a regime, ma che vogliamo ampliare con altri edifici. E poi il fatto anche di avere inserito negli edifici solo elementi assolutamente ecosostenibili, parlo di ferro, acciaio, vetro, non ci sono assolutamente materiali che non possono essere riciclati, e questo è a mio avviso un bel biglietto da visita per un'azienda che si presenta al mercato come noi, che appunto vuole essere un esempio di sostenibilità. Ecco, le PMI abbiamo detto sono appunto centrali in questo processo e a questo proposito io vorrei anche citare i dati di una ricerca interessante che ci sono appena arrivati, è una ricerca dedicata alla sostenibilità che dimostra come il 67% delle imprese italiane consideri appunto questa tematica molto importante, ma che in realtà sia solo il 38% delle PMI attualmente che abbia intrapreso un percorso. Secondo lei, ecco, questa percentuale ancora bassa, come si potrà aumentare nel futuro proprio basandovi sul vostro esempio? Allora, sicuramente come tutte le cose nuove c'è sempre un po' di diffidenza da parte delle aziende, anche perché alcune magari hanno uno stile che è un po' conservatore, però alcune saranno obbligate a iniziare a fare un bilancio di sostenibilità se poi vorranno diventare del social benefit, che vuol dire diventare un'azienda che comunque fa rigenerazione, no? Cioè un qualcosa che normalmente le aziende vengono divise in aziende estrattive, che è la gran parte delle aziende che ci sono nel mondo, e invece quelle rigenerative, che sono invece aziende che puntano di più sulla sostenibilità. Le ho raccontato prima come abbiamo fatto noi. Tenga presente che c'è un'evoluzione però delle aziende, addirittura il fatto stesso che in un bilancio di sostenibilità, piuttosto che se l'azienda già ha dei parametri superiori, mi sembra 250 dipendenti, o un fatturato superiore a 40 milioni, inizia a diventare anche importante fare la relazione di impatto, dove si vanno a vedere veramente i parametri che poi consentono alle aziende di avere, per esempio, del denaro a miglior mercato, piuttosto che delle agevolazioni varie anche a livello fiscale. Certo è che è un mondo ancora abbastanza sconosciuto, bisogna metterci un po' di voglia di imparare quali sono i parametri ESG, per esempio, andare a valutare bene l'azienda. Non deve essere, secondo me, una cosa obbligatoria, deve essere quasi un cammino naturale, come era stato per noi, ad arrivare lì. E poi noi siamo stati premiati, addirittura in un anno siamo diventati società benefit e anche certificati B Corp. Vuol dire che, come detto prima, è stato un cammino quasi naturale. Non ci siamo neanche dovuti allambiccare il cervello o modificare l'azienda, che sarebbe stata forse la cosa più traumatica. Io mi auguro che sia un cammino che intraprenderanno in molti. Noi poi siamo stati i portabandiera, abbiamo portato a Piazza Affari, e siamo ancora oggi l'unica azienda certificata B Corp presente sul mercato. E ho visto che però dietro di noi sono arrivate altre società invece che, come noi, hanno cambiato lo statuto e sono diventate società benefit. È già un piccolo passo in avanti, comunque. Certo, una sensibilità comunque evidente da parte vostra, una sensibilità che invece è meno evidente per quanto riguarda i grandi della terra, perché abbiamo visto insomma quanto sia difficile trovare un punto di contro proprio su questa tematica, tanto che il famoso dato dell'aumento di 1,5 gradi entro il 2030 è stato proprio oggetto di dibattito tra la Cina, l'India, la Russia. Ecco, che cosa ne pensa?
cosa, cioè questa rivoluzione deve partire dal basso, come state tentando di fare voi, ma deve essere anche sostenuta adeguatamente dall'alto, dai paesi, dai vertici più importanti. Che cosa ne pensa? Ecco, qual è il ruolo dei grandi in questa transizione ecologica? Credo che sia da ambo le parti, sia dal basso che dall'alto. Cioè, non credo che si possa raggiungere un risultato solo o dal basso o dall'alto. Sicuramente il grado e mezzo di temperatura che stiamo toccando con mano, che è aumentata, dovrebbe creare in noi, non dico un'ansia, però almeno un punto di domanda. Il fatto che si possa fare meglio un'attività essendo rispettosi delle risorse umane, dell'ambiente, lavorando meglio tutti, secondo me, dovrebbe essere quasi un imprimatur. Certo che purtroppo ancora oggi io mi accorgo, poi noi essendo quotati in borsa, noi sappiamo, c'è ancora, si vanno a vedere parametri a mio avviso un po' vecchi, no? Cioè ancora oggi si parla solo di EBITDA margin, di PFN. Cosa che invece dovrebbe lasciare un po' il posto, per esempio, allo SDROI, no? Questo Social Return on Investment, cioè per ogni euro che un'azienda investe, qual è il ritorno proprio sull'ecosistema, su tutto l'ambiente dove lavora. Ecco, se iniziassero tutti a guardare questi parametri e non solo guardare quelli che ho citato prima, e soprattutto non guardare solo al prezzo che deve costare poco e non mi interessa come viene fatto, probabilmente saremo a metà dell'opera. Certo, ci vorrà del tempo, ma probabilmente magari, come ha detto lei prima, dall'alto arriverà magari un imprimatur e allora a quel punto dal basso, le aziende inizieranno a muovere i passi che sono necessari per raggiungere quell'obiettivo. Certo, ecco qui noi sulle fonti TV abbiamo dedicato molto spesso dei focus proprio alla transizione energetica, ecologica e abbiamo visto insomma come il passaggio all'elettrico, all'uso ad esempio dell'idrogeno, che sicuramente prenderà piede in futuro, sia però ancora un processo lento, graduale in questo momento storico. Ecco, lei crede che il costo anche elevato e le tempistiche lunghe siano il peggior nemico della transizione ecologica che dovremo affrontare? Ma allora, la tecnologia può essere sicuramente la soluzione alla questione che mi sta ponendo. Io credo che l'elettrico sia sicuramente una soluzione se ovviamente l'elettricità è prodotta con fonti rinnovabili a basso impatto, come quelli che state vedendo adesso, per esempio l'eolico piuttosto che il fotovoltaico. Se dobbiamo andare a produrre elettricità a carbone, quel carbone ovviamente non è questa una soluzione. Io vedo anche molto bene il fatto dell'utilizzo di veicoli elettrici, anche se oggi come oggi hanno il problema della percorrenza, mi riferisco soprattutto alle automobili, cioè siamo comunque in una media di 300-400 km. Penso che la tecnologia, come dicevo prima, può darci sicuramente una mano. So che stanno lavorando su batterie che sono completamente diverse da quelle che stiamo usando oggi. Dobbiamo imparare a riciclare le batterie perché sennò al posto di aver trovato una soluzione ci stiamo creando un ulteriore problema. Io ho creduto da subito che oltre ai pannelli fotovoltaici gli edifici dovessero essere degli smart building, quindi all'interno, per esempio, del nostro campus esistono interruttori ma non vengono utilizzati perché ci sono tutta una serie di sensori che rilevano la presenza delle persone e quindi regolano la temperatura, accendono le luci, piuttosto che gestiscono delle veneziane nel caso ci fosse un irraggiamento troppo elevato. Quindi sono tutte soluzioni, come dico io, se uno non se la sente di produrre energia può comunque gestirla al meglio. E in questo quella che è la domotica industriale può anche qui dare una mano e vede che anche in questo caso la tecnologia ce la dà la mano. Certo dobbiamo essere pronti noi a recepire questo messaggio perché se c'è il discorso prima, no? Se le aziende vogliono essere conservatrici, non vogliono fare investimenti, non vogliono cambiare nulla di quello che è il passato, ovvio che il problema non si risolve. Io anche qui, se arrivassero, cioè sappiamo tutti benissimo che c'è di mezzo il PNRR, no? Sì. Che
appunto un elemento che oggi è sulla bocca di tutti, che tutti stiamo aspettando. Ecco, magari probabilmente penserei davvero. È stata una bella idea il 110% per le abitazioni, ma probabilmente metterei qualcosa sull'innovazione delle aziende. Ecco, non c'è, nessuno per ora ne ha mai parlato, non ci si pensa. Io ritengo invece che sarebbe una bella cosa. Poi non è che deve essere per forza il 110%, potrebbe essere il 50% per dire, no? Però potrebbe essere un bel incentivo per gli imprenditori a investire sulla propria azienda. E poi forse anche se ci fosse un po' di debito che aumenta, io ritengo che quello lì sarebbe debito buono, come dice il nostro Presidente del Consiglio Draghi. Quindi io non mi spaventerei se quell'anno ho un po' di debito in più perché ho fatto un investimento in azienda. Sicuramente ne avrei poi un vantaggio in futuro. Certo, un'ultima domanda, dottor Paneghini, perché appunto abbiamo capito insomma che la vostra impresa è perfettamente in linea tra l'altro con appunto gli obiettivi del PNRR, cioè il Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza, come ad esempio ecco, i percorsi dello studio tecnologico. Lei ci ha parlato anche appunto delle iniziative che riguardano la sostenibilità che state mettendo in atto nel presente, ma io le voglio chiedere ecco, se già guardate in avanti e quali sono le prossime iniziative che riguardano la transizione ecologica e il green che avete in cantiere per il futuro? Beh, il fatto di continuare a riciclare o rimettere a nuovo edifici è sicuramente un bel obiettivo per noi. Noi siamo partiti acquisendo 7 edifici degli anni 50, come dicevo prima, che erano appunto abbandonati in pieno centro città, quindi poteva diventare anche un problema. Avevano all'interno dell'amianto, avevano comunque delle situazioni alcune volte veramente quasi paradossali, no? Che in pieno centro città ci fosse un degrado così. Ecco, questo secondo me è per noi già un obiettivo. Su 7 edifici che abbiamo acquisito, ne sono in funzione 3 in questo momento, quindi ce ne rimangono altri 4, tra cui anche il fatto di ospitare, sempre all'interno del nostro cammino di formazione, anche dei ragazzi. Proprio perché anche qui la penuria di ragazzi che vogliono fare questo mestiere ci dà la necessità di creare anche degli alloggi dove ospitarli, perché probabilmente non saranno locali, arriveranno o da altre parti d'Italia piuttosto che anche dall'estero, anche perché il valore aggiunto che abbiamo ospitando qui personale anche che arriva da altre parti del mondo è il fatto anche di uno scambio culturale. Certo, deve essere ben gestito, non deve essere una cosa così fine a se stessa, però potrebbe essere anche una crescita delle persone e soprattutto uno scambio davvero di idee. È una cosa che noi cerchiamo sempre in azienda ed è uno dei nostri goal, il fatto che le persone abbiano la possibilità di crescere, di formarsi, di acquisire informazioni che probabilmente non sono solo sui libri, ma bensì proprio lavorando gomito a gomito con dei loro colleghi. Certo, ci vuole assolutamente anche uno scambio, come dice lei, a livello non solo nazionale ma anche internazionale per risolvere, insomma, questo problema tutti insieme. Io ringrazio, naturalmente il dottor Bruno Paneghini, presidente e AD di Reti, per aver fatto il punto insieme a noi su PMI e sostenibilità. Grazie ancora per la sua disponibilità. Grazie a voi e buona giornata e buon proseguimento. Grazie.